31 anni dalla fondazione per uno dei gruppi storici più conosciuti della Curva Nord è quello dei Bulldog, il cui anno di nascita è il 1991 ed il cuore pulsante dello stesso si trova nel quartiere San Paolo di Bari. Ed è proprio qui, al Parco della Legalità, che ha avuto luogo la festa del gruppo, una festa che è sinonimo di aggregazione, inglobando non solo famiglie e bambini, ma anche membri del tifo organizzato biancorosso, senza dimenticare le significative rappresentanze di tifoserie amiche e gemellate, Regina, Salernitana, Sampdoria, Fidelis Andria e non solo. È una festa ultras, ma soprattutto sono i 30 anni dei Bulldog. Bulldog a Bari vuol dire ultras, da 30 anni vuol dire ultras, perché è una parola che accomuna tutti. Il club, questo club è uno dei club storici, dei gruppi storici. Tra l'altro è uno dei pochissimi gruppi che riesce a inglobare, ad attrarre soprattutto tutti i ragazzi del quartiere. E sappiamo bene che il quartiere San Paolo è un quartiere molto grande. All'interno del parco è esposta inoltre una ricca mostra fotografica di bandiere e striscioni del gruppo Bulldog, che ha accompagnato di fatto quasi tutta la storia del tifo organizzato biancorosso da quando il Bari gioca le sue gare interne al San Nicola. Anche tanta musica e dibattiti sul mondo ultras hanno accompagnato l'evento. Una storia fatta di molti chilometri in trasferta, tante partite in casa, aggregazione, mentalità, tutto quello che il mondo ultras cerca in un gruppo. Noi ci aspettiamo un pubblico abbastanza numeroso, all'insieme dei Bulldog e degli altri gruppi, il gruppo della Curva Nord. Speriamo di riuscire a fare un campionato di vertice. Non conteremo mai di un campionato di media classifica e speriamo che lo stadio si riempie e si colori sempre di più.